Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi della serie Blooming to You. Qua in Italia questo Yuri manga è edito da J-Pop al prezzo di 6,50€ e la serie si è appena conclusa con l'ottavo volume. In questo video cercherò di parlarvi, senza fare alcuno spoiler, di tutta la serie, partendo dalla trama, alle tematiche affrontate, a quello che mi è piaciuto, quello che magari, se c'è, non mi è piaciuto, e nel complesso che cosa penso appunto di questo fumetto. Partiamo dall'inizio. Una delle protagoniste di questa storia è Yu, una ragazza liceale che non ha mai sperimentato in prima persona l'amore. È convinta di non riuscire a provare amore, l'ha sempre immaginato come qualcosa di forte, da farfalle nello stomaco, leggendo poi nei fumetti appunto si immaginava qualcosa di speciale, di unico. Ma quando un ragazzo le si dichiara, lei non prova assolutamente nulla e cerca di rimandare il più possibile il momento in cui dovrà dire a questo ragazzo che appunto non prova niente. In attesa cerca consiglio e diciamo rifugio nella sua senpai Toko. Infatti un giorno vede che anche la sua senpai rifiuta un ragazzo e quindi pensa che fra le due ci sia una sorta di connessione. Pensa che entrambe non siano in grado di provare questo sentimento e quindi confida i suoi reali sentimenti. Peccato che la senpai in realtà sia innamorata e guarda caso proprio di Yu. L'amore fra ragazze in questo manga viene affrontato come qualcosa di cui non si è totalmente liberi di parlare. A differenza delle relazioni, diciamo, fra uomo e donna, c'è più imbarazzo nel parlare, nel dire sto con una ragazza o esco con una ragazza. Spesso, soprattutto in età adolescenziale, viene vista come una fase. E questo coinvolge non soltanto le due protagoniste, ma anche altri personaggi che ci vengono presentati nella storia, come ad esempio l'amica barra rivale della senpai Toko, ma anche le amiche del cuore di Yu. Ed è con queste amiche che un po' si confronta indirettamente, perché non confida mai apertamente i suoi sentimenti, o più che altro il suo voler tanto provare amore, ma non aver mai sperimentato questo sentimento. In un certo senso il sentirsi sola, perché tutte le sue amiche sembrano avere una cotta per qualcuno, essere innamorate, anche la senpai ha una cotta per lei, Yu invece si trova totalmente da sola. Si sente in un qualche modo anche sbagliata, perché vede appunto tutti provare certi sentimenti, lei è diciamo indifferente. Nel corso del fumetto quindi vediamo la crescita di questo rapporto fra queste due ragazze, Toko e Yu. Toko ovviamente cerca in tutti i modi di avvicinarsi sempre di più a Yu, proprio come se fosse la sua ragazza. Yu rimane passiva in tutto questo, si lascia trasportare dalla senpai, ma noi vediamo che continua a non sentire nulla di speciale per nessuno. Questo suo sentimento di diversità, tra virgolette, viene in parte condiviso con un ragazzo all'interno di questa storia, che si ritrova in una situazione simile, ovvero non sperimenta mai in prima persona l'amore o altri sentimenti, ma si ritrova sempre spettatore delle storie degli altri. Ho trovato questa parte del fumetto molto interessante, perché in linea generale si tende sempre a parlare di una storia d'amore, si tende sempre a parlare di ragazze che hanno una cotta per qualcuno, quando invece non è così. Certo, l'età dell'adolescenza è un po' anche l'età della sperimentazione, dei sentimenti vissuti in maniera super vivida e super super forte, quasi estrema, però non è che tutti gli adolescenti hanno sempre in mente quello e hanno perennemente qualcuno in testa o sentono sempre dei sentimenti così forti per qualcuno. È stato bello per me vedere appunto questa indagine molto introspettiva nel personaggio di Yu, che guarda gli altri, guarda se stessa e si interroga, cerca di capire che cosa non funziona. Questo suo sentimento la porta a sentirsi estremamente sola, però non ha mai la forza di confessarlo, di parlare apertamente di questa cosa con qualcuno, proprio perché ha paura di sentirsi ancora più sola e ancora più diversa. Dall'altra parte abbiamo Toko, che è una ragazza super popolare, bellissima, super intelligente, la prima della classe, strepitosa. Sembra una ragazza perfetta, in realtà è tutt'altro, e questo lo scopriamo veramente poco alla volta. Il fumetto inizia in maniera molto molto lenta, diciamo, semplice. Sembra un classico shoujo, con l'unica differenza, diciamo, che l'amore che sboccia, o almeno la storia
d'amore sentimentale che seguiamo è fra ragazze. E in linea generale si tende ad affrontare esclusivamente l'amore fra ragazze. Non soltanto quello delle protagoniste, ma anche vissuto da altri personaggi. Poco alla volta però l'autrice costruisce comunque i suoi personaggi, soprattutto il carattere delle due protagoniste. Noi le conosciamo sempre meglio e c'è proprio una sorta di stratificazione nei loro sentimenti, nella loro personalità, perché come accade nelle persone vere, non si è solo una cosa, si hanno tante sfaccettature. E l'autrice cerca di parlarne il più possibile, di farci conoscere diversi aspetti dei personaggi, soprattutto di smascherare alcuni atteggiamenti. Non voglio rivelare ovviamente troppo, ma nel caso di Toko sembra appunto una ragazza frizzante, spigliata, è la prima della classe, bellissima. Sembra non avere oggettivamente dei problemi, in realtà è forse il personaggio con più difficoltà. E questo suo modo di porsi non è altro che una maschera. Una cosa che capita molto frequentemente alle persone sensibili e insicure, ovvero il cercare di atteggiarsi in un certo modo per nascondere i loro difetti. C'è un bellissimo percorso di crescita che fanno entrambe le protagoniste, che ho apprezzato molto proprio perché piano piano si aggiungono tasselli ed elementi, che rendono questi personaggi molto più reali ed è facile così rivedere se stessi, rivedere la propria quotidianità al di là dell'amore fra ragazze. Per quanto riguarda l'amore fra ragazze, come vi dicevo, viene affrontato non soltanto dal punto di vista, diciamo, delle due protagoniste, ma vediamo anche altri personaggi, sempre coetanei delle protagoniste, ma anche personaggi più grandi che si confrontano e tra virgolette si aprono un po' nel raccontare la loro esperienza personale. Tutto questo l'ho trovato interessante, ma secondo me troppo stereotipato. Io non ho grandissima esperienza di Yuri, ne ho letti veramente pochi, c'è da dire che questo genere sta entrando un po' nell'ultimo periodo, soprattutto qua in Italia, quindi i titoli magari che ci sono al momento non dico che si assomigliano tutti, però ci sono tanti tanti elementi in comune con tante altre storie, un po' come capita anche con i Boys Love, ci sono comunque degli elementi che via via ricorrono, ma banalmente anche nello shoujo, nello shonen. Non è necessariamente un elemento negativo. Secondo me, nei manga, l'amore molto spesso, che sia fra uomo e donna, uomo e uomo, donna e donna, viene affrontato bene o male alla stessa maniera e questo toglie un po' di credibilità alla storia. Nota totalmente soggettiva, non ho apprezzato il forzare, tra molte virgolette, di Toko nei confronti di Yu, soprattutto per quanto riguarda la parte più fisica dell'amore fra ragazze. Non ci sono mai scene veramente esplicite, tutto sempre molto molto soft, anche i baci. Però ecco, non l'ho trovata comunque una cosa che mi è piaciuta, nonostante non fosse nulla di estremo, l'ho trovata un po' una, non mancanza di rispetto, ma un voler andare oltre una linea, osare magari troppo e non mettere troppo a proprio agio l'altra persona. È una cosa che non mi ha fatto impazzire ed è probabilmente l'unica cosa che non mi piace molto di questo manga. È un elemento comunque che è presente soltanto all'inizio e veramente in pochissime parti, però comunque mi sembrava giusto dirlo. È una cosa che non mi piace ad esempio nemmeno nei Boys Love, quando qualcuno forza la mano con qualcun altro. Non è nulla di violento, ma il semplice fatto di, tra virgolette, costringere una persona a fare qualcosa che non si sente totalmente a suo agio a fare mi mette un po' a disagio. A parte questo, come vi dicevo, il manga è molto molto delicato e raffinato grazie anche ai disegni dell'autrice. Non c'è magari troppissima varietà nel disegnare i personaggi, alcuni volti tendono magari ad assomigliarsi molto, soprattutto i personaggi magari secondari,
però il tratto è molto pulito, molto elegante, molto femminile, mi è piaciuto tanto. E a proposito di femminilità, un'altra cosa che forse mi è dispiaciuta un po' in questo manga è il non vedere tanti personaggi maschili. Si tende spesso nei boys love, ma anche negli yuri, a rappresentare esclusivamente personaggi di un solo sesso. Nei boys love ci sono magari tantissime storie in cui sembrano esserci soltanto ragazzi, negli yuri succede invece con le ragazze. In questa storia, trovandoci in un liceo misto, diciamo, è impossibile rappresentare esclusivamente ragazze, infatti qualche ragazzo compare, ma molto molto in disparte. Secondo me sarebbe stato interessante vedere qualche confronto un po' più diretto con dei personaggi maschili un po' più di rilievo. Al di là di tutto, Blooming to You è un manga che io consiglio sempre, proprio perché migliora di volume in volume e approfondisce sempre di più le sfaccettature del carattere dei personaggi. Non solo si parla di sentimenti, della difficoltà di provarne, che cosa significa amare, quando si capisce che si è innamorati, quando qualcuno che magari frequenti tutti i giorni o che vedi tutti i giorni o che vedi spesso a scuola, al lavoro, eccetera, diventa una persona speciale, una persona con cui vorresti un rapporto esclusivo. Tante domande che prima o poi tutti ci facciamo nella vita, si parla anche della difficoltà di accettare se stessi, quindi convivere con certi aspetti del proprio carattere, convivere con una situazione familiare difficile, convivere con un'immagine di noi stessi che agli occhi degli altri appare perfetta, invidiabile, tutti vorrebbero essere come te mentre tu dentro sei insicuro, non sai che cosa fare e ti trovi in un momento di profondissima crisi. Per questo secondo me è un ottimo manga, proprio perché non è superficiale. Parte magari sì in maniera un po' lenta, tra virgolette normale, ma secondo me dal volume 5-6 diventa veramente una cosa spaziale. Proprio perché entra maggiormente in profondità e ti fa pensare, ti riporta secondo me anche alla mente quei momenti in cui da più giovane, da ragazzino magari, ti chiedevi le stesse identiche cose. Al di là quindi dell'amore fra ragazze, penso che sia un bellissimo fumetto sia per ragazzi che per ragazze. E nonostante l'amore fra ragazze sia un po' stereotipato, secondo me rimane un manga godibilissimo. È molto piacevole, è di intrattenimento, non è pesante, nonostante sia appunto profondo, ci sono comunque dei momenti anche un po' più frivoli, un po' più divertenti. In linea generale non sono rimasta delusa affatto da questa serie, il numero 8 è uno dei miei preferiti, secondo me è una bella conclusione a questa storia, ed è stato bello veder crescere queste due ragazze. Mi sono quasi leggermente commossa nell'ultimo numero perché ho realizzato che le avrei salutate, che era finita questa serie, ed era una serie per cui attendevo con ansia l'uscita di ogni volume, per dirvi. Da questo manga hanno tratto anche un anime, vi lascio magari la mia recensione nelle schede qua sotto in descrizione, l'ho guardato se non sbaglio a Natale dell'anno scorso, quindi non 2019 ma nel 2018, e molto molto carino anche quello. Non pensavo potesse piacermi, devo essere sincera, proprio perché all'inizio magari parte come una storia classica, non originalissima, però sorprende andando avanti perché appunto va proprio in profondità e questa cosa mi ha colpita tanto, mi ha colpita perché non mi aspettavo di vedere sollevate certe questioni in un manga di questo tipo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi Blooming to You, che cosa ne state pensando, se vi incuriosisce o meno, se avete letto altri titoli yuri che vi sono piaciuti molto. Io, come vi dicevo, ne ho letti veramente pochissimi, però mi piacerebbe approfondire perché sono una persona comunque molto molto curiosa, quindi se avete qualche consiglio vi aspetto qua sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre che qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare questi fumetti, trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter e quindi rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale, del blog, ma anche di Instagram. Ho iniziato a fare dei mini video proprio di intrattenimento, gioco, anche lì. Bando alle ciance, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!